Voglio solo ritoccare il rossetto. Che cosa? Anche Jake si sta mettendo il rossetto. È fatto! Stavo scherzando, non è veramente rossetto. Oh mio Dio, ma sei ridicolo! Sembrava così reale però. Ciao amici di TikTok, guardatemi mentre faccio questo ballo. Per fortuna ho fatto pratica. Sì, sono troppo brava. Luna, cosa fai? Ehi, quelle sono le mie mele. Bene bene, guardate questo trucco magico. Per prima cosa creerò una torre con queste mele usando questo bastoncino. Tutto bene finora, non è vero? Adesso mi serve una bottiglia d'acqua. Non esiste che le mele possano entrare in questa bottiglia, non è così? Sbagliato, non se uso la magia. Ta-da! Le mele sono nella bottiglia. Come ho fatto? È magia! Che diamine! Sono impressionato! Andiamo Luna, devi mostrarmi come hai fatto. Ok, il segreto è... Ok, penso di averlo capito. Fammi provare. Sembra che queste mele siano bloccate, ma non se uso la magia. Ta-da! E le mele sono ora fuori dalla bottiglia. Vuoi sapere come abbiamo fatto? Così! Le mele possono entrare nella bottiglia se tagli la parte posteriore. Ed ecco! Le mele sono nella bottiglia. Questo è un buon libro. Ho fame però, mi andrebbe di mangiare qualcosa. Ehi, ma quella è la mia mela. No, l'ho presa per prima io, restituiscila, Jake. È la mia mela, appartiene a me. Dammela. Jennifer? Va bene, aspetta, così non va bene. Ho un'idea che risolverà il nostro problema. Se sei sicuro che funzionerà, allora ti credo. Metti giù la mela e ora ci metterò sopra queste tazze. Ok, la mela è sotto questa tazza. Ora inizierò a mescolarle. Non sembra difficile, Jake. La mela è qui. Ne sei sicura, Jen? Che diamine! Ma dove è andata? Ma sono certa che la mela fosse sotto quella tazza. Voglio riprovare. Bene. Allora, la mela è sotto questa tazza, giusto? Ora devi solo mescolarle. Ok, questa volta è sicuramente nel mezzo, sono sicura. No! Non è possibile! Sono stata molto attenta! La mela è del tutto sparita! Come hai fatto? Magia! Guarda, metti la mela nella tazza e la magia inizia. Mela? Niente mela! Semplice! Stringila quando sollevi! Mi stai prendendo in giro! Come ho detto, la mela appartiene a me! Jake! È ora di guardare un po' di TV! Jake, cosa ci fai qui? Te l'ho detto, mi voglio vedere lo spettacolo di magia! Uffa, va bene! Immagino che si possa fare, sarà fantastico! Inoltre ho un sacco di snack! Sì, vedo. È meglio che alzi. Ok, mi serve il telecomando. Lo spettacolo sta per iniziare. Grazie per esserti sintonizzato su questo canale. Sarà fantastico! Sfortunatamente, se ti sei sintonizzato solo ora, sappi che non ci sarà alcuno spettacolo. Che cosa? Nessuno spettacolo di magia? Oh! Nessuno spettacolo di magia? Evviva! Jake sembra piuttosto triste. Era davvero entusiasta di vederlo. Deve esserci qualcosa che posso fare. Io lo so! Le lattine delle patatine saranno la soluzione. Userò un coltello e inizierò a tagliare il lato della lattina più piccola. Un coltello affilato rende tutto più facile. Ho tagliato a metà la lattina. Ora avrò bisogno di una lattina grande per farlo funzionare. Metto questa metà della lattina piccola sopra quella grande. Ora avrò bisogno di un pezzo di carta che assomiglia al muro nella stanza. Incollerò questo pezzo di carta sulla metà inferiore della lattina. È perfetto! Ehi, Jake, guarda! Vedi, ecco la lattina delle patatine. Ora la coprirò con questa. Abracadabra e alakazam! Ecco fatto! L'ho trasformata in una lattina piccola. Che diamine! È stato facile, guarda! Ho girato la lattina sul lato posteriore. Oh, ora capisco! È davvero ingegnoso! Da qui, così posso vedere! Mi dispiace, sembra che ci siano delle notizie dell'ultima ora. Ehi, Jake, guarda la TV! Sembra che lo spettacolo di magia sia tornato.
Evviva! Queste patatine sono buonissime, potrei mangiarle tutto il giorno. Sì, ho tanta fame, saranno buonissime. Devo solo aprire il condimento. E dai, stupida salsa, apriti! Che diamine, perché non si apre? So io come fare. Sì, fatto! Oh no! Mi è scivolato dalle mani! E si è rovesciato su tutto il pavimento! Oh, tutto il mio ketchup è andato, non è giusto! Non mi è mai successo niente di simile, sono sconvolta! Jennifer, calmati! Mi dispiace, ma è solo ketchup! Il cibo sarà buono anche senza! Chissà, forse posso fare qualcosa! Ecco il mio ketchup! Ma non posso darglielo così! Ma sembra così triste! Deve esserci una soluzione! Eh sì! Ehi tu! Mi serve il tuo aiuto! Ehi Jen! Questo ti tirerà su di morale! Guarda attentamente il ketchup! Ecco! Ho fatto sparire il ketchup! Tutto è possibile quando usi la magia! Vediamo di nuovo come ha fatto Jake a fare questo trucco! Ha passato il ketchup al suo aiutante e il suo aiutante si è intrufolato dietro a Jen mentre lei non stava guardando. Mentre Jack distraeva Jen, l'aiutante ha messo il ketchup sulle patatine. Wow, Jake, dove è finito il ketchup? Come ho detto, è magia! Dai un'occhiata alle tue patatine! Wow! Incredibile! Oh, sono molto meglio con il ketchup! Ecco, prendine una! Evviva la magia! Oh no! Ho fatto cascare le patatine! Jennifer! Dai! Tieni, puoi avere alcune delle mie! Ok, ho i bicchieri e da bere. Li metterò qui. Ehi, Luna! È venuto piuttosto bene! Ehi, non farlo! Quelle patatine sono per la festa! Perché non mi aiuti a sistemare, per favore? Ok, ti aiuterò. Accidenti, ci sono molti bicchieri. Uffa, ma che noia! E se facessi qualcosa per renderlo più eccitante? Mi serve solo uno di questi bicchieri. Ehi, Luna, guarda! Magia! Guarda come posso far galleggiare il bicchiere. Wow, come ci riesci? Che figo! Devi mostrarmi come funziona. È facile, devi solo infilare il pollice nel bicchiere. Fammi provare. Forse se agitassi le dita in questo modo. Sì, sembra che il bicchiere fluttui. Che cosa? Ha rubato la ciotola con le patatine. Il miglior gioco di prestigio. Mamma, la scuola è così difficile. Ehi Luna, come hai risposto? Uffa, non può sentirmi. Luna! Ehi Luna! Deve esserci qualcosa che posso fare. Forse se scuoto questo palloncino attirerò la sua attenzione. Uffa, no! Aspetta un attimo, forse mi è venuta un'idea. Ciao, Arancia! Sì, funzionerà! Ok, prenderò la buccia d'arancia. Perfetto, adesso non ci resta che aspettare. Perché Jake ha una buccia d'arancia? Che strano! Bene, ora è il momento di fare la mia mossa! Wow! Che cos'è stato? Il palloncino a scoppiare. Oh, vuoi sapere come? Beh, allora guarda. Se pieghi la buccia d'arancia a metà e la stringi, il palloncino scoppia. Ma perché? Sono gli acidi sulla buccia. Guarda, non ho nemmeno bisogno della buccia. Ta-da! I palloncini scoppiano magicamente. Wow, Jake, ma che figo! Conosci qualche altro trucchetto che potresti insegnarmi? Io ne ho qualcuno. Dici nei commenti quale trucco magico ti è piaciuto di più e non dimenticare di condividere questo video con i tuoi amici e di iscriverti al canale YouTube 123GoSchool per altri video come questo.